sono appena lavati i capelli, non so perché siano in questo modo assurdo. Comunque, allora, oggi andiamo a leggere un libro che ho già cominciato, ma non è importante per questo format, perché comunque lo commenterò insieme a voi. E il libro si chiama, non voglio sbagliare il titolo, When Ghosts Speak, di Mary Ann Winkowski. Per chi non la conoscesse, è la medium la cui vita ha ispirato il telefilm Ghost Whisperer, quindi quando ho trovato una sua autobiografia subito, io che sono grande fan della serie, perché anch'io sono medium, e subito l'ho preso e ho cominciato a leggerlo. E è molto interessante, ho scoperto molte cose che io già facevo, ma che non avevo trovato scritte da altre parti, e adesso sono arrivata a un capitolo molto interessante, che è quello che voglio commentare con voi, perché riguarda gli animali. Io di animali non ho tantissima esperienza, se non i miei diretti, ma soprattutto non ho esperienza nel passaggio degli animali. Anche questo tema viene toccato leggermente all'interno del telefilm, dove in una puntata c'è questo cane che poi rimane per 2 o 3 puntate e viene un po' spiegato, insomma, come funziona, però voglio andare a leggere le sue esperienze dirette, le proprie esperienze dirette di Mary Ann. Quindi facciamolo insieme. Ecco, l'inizio già è molto interessante, perché dice che quando si parla di comportamenti di fantasma di animali sta ancora imparando, perché parte dal concetto che secondo lei qualsiasi cosa di vivo ha un'anima e che quindi di conseguenza dopo la morte ha una luce che lo aspetta. Nel telefilm preso dalla vita di Mary Ann, che si chiama Ghost Whisperer, c'è Melinda Gordon che interpreta Mary Ann, che fa passare le persone, gli spiriti delle persone decedute, attraverso la luce per andare nell'aldilà. E quindi Mary Ann dice: ogni persona vivente ha una luce che lo aspetta, ha un'anima e quindi una luce che lo aspetta per passare nell'aldilà, secondo lei. Però dice, questa è una cosa che si vede anche nel telefilm, ma lo dice anche nel libro, tutto quello che lei sa su questo suo dono gliel'ha insegnato sua nonna, perché anche sua nonna aveva questo dono, è passata di generazione in generazione. E dice: mia nonna però non mi ha mai parlato di fantasmi di animali, ma ha sempre parlato di fantasmi di persone. E dice anche come ho avuto molti animali io nella mia vita, e i miei li ho visti, i fantasmi dei miei animali io li ho visti, come ho visto anche molti fantasmi di animali selvaggi, ok? Però il concetto, dice, il concetto chiave è comprendere cosa fa rimanere qua gli animali e cosa invece li fa andare direttamente nella luce. Allora, dice che come dicevo prima, spesso gli è capitato comunque di vedere il fantasma degli animali, soprattutto i suoi, girare per casa, che però siccome di solito gli animali domestici, che sono poi quelli che rimangono legati a noi anche dopo, è difficile che rimanga legato a noi un orso o un cervo che viene dalla foresta, ok? Siccome di solito gli animali domestici sono molto piccoli, non hanno questa grande energia per spostare cose, fare cose nel mondo terreno, ok? Infatti mi viene da pensare che spesso e volentieri, anche io le esperienze che ho avuto sono state con i miei animali domestici, per lo più gatti, spesso e volentieri la cosa che si sente è che salgono sul letto, ok? Quindi il peso sul letto. Questa è una delle cose che si sente più spesso, o anche il rumore del camminare per casa, questo più per i cani, per esempio. Allora, lei dice che vede molto più spiriti di animali domestici, perché
come quando erano in vita, gli spiriti degli animali selvaggi tendono a nascondersi quando vedono un essere umano. Secondo me c'è anche a logica dei motivi in più per non entrare nella luce per gli animali domestici, per esempio se noi soffriamo molto per la loro dipartita, che li tengono legati al piano terreno più che un animale selvaggio. E dice la cosa difficile con gli animali è che non puoi comunicarci come un essere umano, come una persona, con lo spirito di una persona, e quindi tutta la conoscenza che ha deriva dall'osservazione del fantasma dell'animale e dall'interazione con lei. Ok, dice quello che posso aver scoperto è che molti animali, noi li incontriamo, molti animali domestici noi li incontriamo per una ragione, loro hanno un compito con noi, e questa è una cosa che ho riscontrato anche con i registri akashici, da cui si possono andare a vedere anche i contratti animici tra uomo e animale. E nonostante che l'animale quando muore istintivamente viene diretto verso la luce, viene attratto dalla luce, alcuni fantasmi di animali essere attratti invece da figure riconoscibili, come appunto quella del padrone o di altri animali che sono in casa. Oppure, ecco, l'educazione o la lealtà verso il padrone possono superare il loro istinto di andare direttamente nella luce. Ok, ha raccontato un episodio dove ha fatto passare un cane e dice: non è facile, dicevamo prima, fare passare un cane, perché non puoi parlare con loro, spiegargli perché devono passare, cercare di convincerli come si fa con gli esseri umani. E quindi ha detto: ho dovuto essere creativa. Lei apre la luce, che questa è una delle cose che ho amato subito in questo libro, perché lo facevo anch'io ma non sapevo se era la cosa giusta, e quindi lo fa anche Melinda Gordon, va benissimo. E lei apre la luce e ha chiesto alla padrona, ha detto alla padrona: io la apro là, perché ovviamente la padrona non poteva vederla, e quando te lo dico, visto che il cane rispondeva solo alla padrona, tu lancia questo oggetto che al cane piace in quella direzione, sperando che il cane vada verso l'oggetto e quindi verso la luce riesca a passare, chiudendogliela subito dopo. E questo è stato quanto è successo. Purtroppo, come dicevamo, non potendo parlare con gli animali, perché comunque c'è una comunicazione solo esclusivamente empatica con gli animali, ed è difficile da comprendere già quando siamo sullo stesso piano. Inoltre, quando siamo su piani diversi, è ancora più difficile. Insomma, bisogna essere creativi, bisogna cercare di fare queste cose. Adesso sta facendo racconto di un gatto, che poi vedremo cosa si inventerà per farlo entrare nella luce. E anche col cane era venuta fuori questa cosa. Lei viene chiamata perché l'altro animale è nella casa, degli strani comportamenti, quindi è la conferma che spesso gli animali vedono tutto, sia cani, gatti, quant'altro, loro vedono tutto. Facile. Allora, praticamente ha detto che più delle volte succede che ci sia anche un fantasma umano, e come in questo caso del gatto, che praticamente era rimasto lì col fantasma di un'umana che aveva molti gatti, e quindi convinci l'umano a prendere in braccio l'animale e attraversare la luce, insomma. Thank you.
Allora, qui spiega il perché gli animali rimangono, ok? Allora dice, vabbè, alcuni animali hanno un senso di fedeltà, quindi rimangono attaccati ai loro padroni per quello. Ho raccolto molte storie, soprattutto per quanto riguarda gli animali selvaggi, di camionisti che spesso e volentieri vedono al lato della strada questi animali bianchi, di solito sono bianchi, che si fanno seguire fino a un certo punto, che può essere il punto di un incidente, di qualcuno che ha bisogno di aiuto, oppure altri punti particolari. Quindi spesso e volentieri rimangono anche per fare da guida in questo senso. E poi dice c'è anche un senso, anche negli animali c'è un senso di lavoro in sospeso, come per esempio fa l'esempio dei cavalli che vengono che devono fare un percorso di training, non mi viene la parola in italiano perché sto leggendo in inglese, di training, e quindi hanno il senso di dover finire questo percorso e rimangono ad allenarsi con i cavalli vivi. Oppure, simile a quello di prima degli animali bianchi che fanno da guida, ha sentito di persone che per esempio non hanno mai avuto animali, ma che, non so, durante la notte sono stati svegliati da quello che poteva sembrare, tipo, non so, la coda di un gatto sulla faccia, e quando si sono svegliati si sono resi conto che c'era una fuga di gas, insomma, un qualcosa di pericoloso per cui dovevano fare qualcosa. Quindi i motivi potrebbero essere questi. Allora dice che spesso quando visito un posto dove è presente un fantasma, i padroni di casa mi chiedono: ma come mai il mio animale non ha reagito a questa presenza, non mi ha fatto capire che c'era qualcosa? Lei dice che secondo lei gli animali sono talmente abituati a vederli che non reagiscono, perché per loro sono persone normali, cioè spiriti e persone viventi sono la stessa cosa per loro, essendo così tanto abituati a vederli. Anche se ho esperienze soprattutto di cani, io so che spesso si sente di gatti, ma soprattutto di cani, che sentono una presenza mi hanno avvertito in quel momento. Probabilmente perché la presenza in questione ce l'aveva con me, quindi è stato più una sorta di protezione, ok? In quel senso, cioè ha reagito forse più all'intenzione del fantasma che al fantasma stesso, anche perché, se ben ricordo, era abbastanza abituata a questo fantasma, quindi sì, era più un senso di protezione nei miei confronti. Si dice che praticamente è ovvio che se arriva un fantasma in casa che non ha mai visto, si comporta come se arrivasse una persona in casa che non ha mai visto, ok? Ma in realtà sono un po' sensibile a tutte le energie. Io mi ricordo che poco tempo fa è successo che la mia cagnolina una sera mi ha proprio schifato tutta la sera, guardandomi come se fossi un mostro, standomi lontana, avendo paura, abbassava la testa. E grazie alla nostra animal communicator Alice Franchini sono riuscita a capire che lei faceva così proprio perché vedeva su di me un'energia che mi ero portata dall'esterno, non proprio bellissima, insomma, che tendeva, anche se lei mi riconosceva, però tendeva a non farmi riconoscere da lei. Quindi c'è stata questa cosa, che è durata poi fortunatamente solo un paio di giorni, che ha detto: aspetta, che io sto lontano da sta cosa qua che non mi piace per niente. Ecco, se dice ci sono spiriti di animali, voi potete vedere il comportamento dei vostri animali. Non so, tipo se il gatto sta dormendo, a un certo punto si sveglia improvvisamente, come se ci fosse un altro gatto di fianco. Insomma, magari se sono anche animali che sono stati insieme in vita, potete notare questi comportamenti. Queste
come se proprio vivessero ancora insieme. Allora, la domanda che si fa adesso è: sono pericolosi gli spiriti degli animali? E lei dice: siccome di solito sono una strata di animali molto piccoli, non hanno tutta questa forza energetica per effettivamente creare problemi. E poi molte persone che hanno sentito, hanno avuto la sensazione che il proprio animale fosse lì, si sentivano più che altro confortate da questa presenza, più che o spaventate o intimorite o altre cose. Dice: però molto difficile che se era un animale che in vita, diciamo, creava un po' di casini, questi potrebbero ritrovarsi anche dopo, perché è difficile, dice, training sempre, un animale, ancora non mi è venuto in mente, un animale che non puoi vedere, con cui non puoi parlare. Allora dice che i posti più infestati del mondo sono le gare di cavalli, perché ci sono tantissimi fantasmi di cavalli e cavalieri che ancora corrono nel circuito, e in più tantissimi fantasmi di scommettitori sugli spalti. Effettivamente una delle cose che può, il denaro è una delle cose che più può tenerti legato al terreno, perché è proprio una materialità pura. Penso sia quasi ora di accendere le luci. E voilà. Bene. Sì, dice che alla fine non riesce proprio a farli passare tutti gli animali, perché non è facilissimo. Ok. Però questa cosa dei cavalli mi ha fatto venire in mente un'esperienza che ho avuto io, che non era uno spirito di un cavallo, ma era uno spirito di una persona legata ad un cavallo. Ed è stato il primo fantasma già passato con cui ho comunicato. Il messaggio era rivolto a questa ragazza, che aveva questa stessa passione dei cavalli come lui, e che praticamente lui voleva ringraziarla per aver portato avanti il suo lavoro e la sua passione, e semplicemente è arrivato il messaggio, poi non dovevo più fare niente perché questo spirito era già passato. E essendo il primo, avevo molta paura, soprattutto non sapevo dove trovare questa ragazza, e ai tempi io frequentavo il gruppo Facebook di Alessandro Zucconi, che si chiama Il Sussurro degli Spiriti. E allora ho scritto ad Alessandro, gli ho detto: guarda, ho ricevuto questo messaggio, secondo me è per qualcuno di questo gruppo, però guarda, è il primo messaggio che ricevo di questo genere, io non me la sento di espormi, se per favore puoi farlo tu. E gentilmente lui si è offerto e siamo riusciti a trovare questa ragazza, ed è stato veramente bellissimo potergli poi dare, anche se indirettamente, questo messaggio d'amore, insomma, derivato da questa persona che per lei era stata come un padre, ma che comunque erano solo amici, e lei ha portato avanti questa sua passione per i cavalli. Ed era un momento particolare, se ricordo bene, perché lei stava pensando di vendere il cavallo che era stato suo, quindi insomma c'è stata anche questa gran riunione, perché il messaggio non era per favore non vendere il mio cavallo, ma era proprio grazie per aver portato avanti fino adesso quello che era stato anche la mia passione. Bene, su questa scena direi di concludere questo video. Ho già dato un'occhiata al prossimo capitolo, sarà interessante, ma lo farò in un altro video. Quindi alla prossima!